Buongiorno, buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video tutorial dedicato al nuoto in sospensione. Oggi ti insegnerò il push-up con le mani nel TRX, un ottimo esercizio per migliorare i livelli di forza delle tue braccia, del tuo petto e soprattutto andare a rinforzare anche tutti i muscoli stabilizzatori della spalla, perché appunto lavorando sul TRX, quindi avendo un appoggio in stabile, saremo costretti a mantenere la massima attenzione e andare a lavorare bene con tutti i muscoli stabilizzatori delle spalle e del cuore. Ma prima di tuffarci in questo super tutorial, iscriviti al canale, lasciate un bel like, attivate la campanellina e condividi video con tutti i tuoi amici per essere sempre aggiornato sull'uscita dei miei tutorial. E adesso ti insegno i nostri push-up al TRX. Allora, più il TRX è basso e più l'esercizio sarà difficile, quindi sarà più difficile perché abbiamo un carico maggiore. Più lo alzi, il carico sarà minore, quindi l'esercizio risulterà più facile. Io adesso te lo faccio vedere in una versione abbastanza avanzata, quindi con le maniglie abbastanza basse. Andiamo a prendere il nostro TRX, quindi inseriamo le nostre mani nelle maniglie e ci andiamo a posizionare bene con le mani sotto le spalle. Mani sotto le spalle e le cinghie del nostro TRX all'altezza del collo. Da questa posizione andiamo a prendere la nostra posizione di plank, quindi bene in plank, addome bello contratto, glutei contratti, mantengo bene la posizione. Scendo, prendo leggermente, gomiti stretti, scendo giù andando bene giù col petto, spingo su e mi vado di nuovo a avvicinare le mani. Allargo, gomiti che vanno dietro, spingo e torno con le cinghie avanti, di nuovo, scendo, spingo, scendo, spingo, scendo e spingo su. Sempre in tutta la fase dell'esercizio massima attenzione a tenere l'addome contratto. E consiglio, scendo, gomiti come vedi stretti, quando vai a salire pensa di dover spingere le maniglie al pavimento, quindi spingo verso il basso e vado a salire e chiudere. Questo ti aiuterà ad applicare forza e soprattutto a mantenere bene la stabilità delle tue spalle. Esercizio strong, mette a dura prova anche i tuoi muscoli del corpo, perché devi sempre mantenere un'attivazione forte del corpo, perché sennò ti muovi e perdi l'efficacia nel gesto. Quindi veramente un esercizio ottimo da inserire nella tua preparazione per migliorare le tue prestazioni. Siamo arrivati in fondo a questo video, se il video ti è piaciuto tuffati, iscriviti al canale, lascia un bel like, attiva la campanellina, scrivi qui sotto i tuoi commenti e condividi il video con tutti i tuoi amici. Se i miei tutorial ti piacciono e vuoi intraprendere un percorso di allenamento insieme a me, visita il mio sito maxmarchi.it dove trovi tutti i dettagli per contattarmi e iniziare ad allenarci insieme. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao e stai con me.